Ciao, buona domenica a tutti. Ecco, siete andati sotto. Che cosa è successo con quel gol che ha sbloccato la partita? Ma è successo che abbiamo fatto un primo tempo un po' sottotono, ma sotto l'aspetto un po' mentale, un po' di preoccupazioni che i ragazzi non devono avere, perché stanno facendo un ottimo percorso, per cui devono avere una grande autostima. Abbiamo preso gol su calcio piazzato, onestamente, quindi non su una situazione magari di gioco, però indubbiamente nel primo tempo abbiamo giocato a ritmo un po' più basso rispetto ai nostri standard e quindi loro sono riusciti a contenerci bene e in più hanno trovato anche il gol su calcio d'angolo, dai. Poi nel secondo tempo i ragazzi hanno avuto una grande reazione, si sono magari liberati, hanno giocato a una velocità doppia rispetto al primo tempo e abbiamo creato un po' di situazioni per fare gol e fortunatamente ne abbiamo fatti due, ma potevamo farne un po' di più. Ma al di là poi del risultato in sé, sono contento della reazione e ci deve far capire che il nostro modo di giocare, ma soprattutto l'età della squadra e soprattutto quello che abbiamo costruito fino adesso, deve farli giocare spensierati e divertendosi in campo senza nessun tipo di preoccupazione. Ecco mister, questo primo tempo un po' sotto ritmo, sotto tono della sua squadra può essere anche dovuto magari alle scorie per la sconfitta immeritata di settimana scorsa contro il Breno, anche perché poi da sottolineare, come ha detto giustamente lei, la reazione di testa, soprattutto un Fiorenzuola più spensierato nel secondo tempo che ha meritatamente ribaltato la partita. Sì, ma io questo non lo so onestamente, mi auguro di no, perché la partita di Breno sicuramente ci deve aver fatto avremmo dovuto uscire da quella partita positivi, perché comunque abbiamo fatto una prestazione in un campo un po' ghiacciato, un po' difficile. Sicuramente magari posso pensare che avendo magari un po' di assenze alcuni giocatori era un po' che non giocavano e hanno fatto un po' fatica a carburare, ma più che altro è la squadra che l'ho vista veramente più magari preoccupata e ha ricercato meno determinate linee di passaggio che poi nel secondo tempo, essendosi sbloccata, hanno cercato e trovato e ci ha permesso di trovare più situazioni favorevoli per noi nella loro tre quarti campo, diciamo. Quanto era importante, mister, trovare subito un successo dopo quello che è successo domenica scorsa? Ah, guarda, questa è una delle qualità, diciamo, di questo gruppo, perché dopo noi abbiamo perso tre partite e tolta dopo mezz'ora abbiamo giocato a Mantova dove abbiamo pareggiato, però pareggia a Mantova penso che si possa considerare quasi una vittoria. Poi abbiamo vinto dopo la sconfitta di Progresso e vinto adesso dopo la sconfitta di Breno. Sicuramente è fondamentale rialzarsi subito dopo una sconfitta e quindi è un pregio che ha questa squadra nel reagire magari alla sconfitta nella giornata precedente. Ora dobbiamo continuare, andiamo a San Mauro con la San Maurese, che è una squadra in lotta anche loro per la salvezza, un campo dove comunque ultimamente hanno fatto un po' fatica tutti, ma sicuramente ci deve dare il morale che questa squadra deve avere, perché sono ragazzi che per ora hanno fatto un campionato strepitoso.